che godore al Natale. TV, coperta, divano e qualcosa di caldo mentre fuori fa freddo. Ah, che bello. Beh, ma che fai? Mi sto godendo il Natale. Sì, vabbè, ma io volevo vedere una puntata di Drink Beer and More, non uno che si rilassa davanti alla TV sul divano. Sì, ma sono in ferie, non ho voglia di fare un'altra puntata di Drink Beer, cioè ne ho fatte abbastanza, non mi va, non c'ho voglia. È un periodo di festa dove si mangia, si rilassa, si beve. Appunto, si beve. Va bene. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti allo speciale di Natale di Drink Beer and More. Non so bene che puntata siamo arrivati, ma chi se ne frega, dai. Oggi appunto, essendo Natale, proviamo appunto una birra di Natale. Sono andato a prendere nel mio negozio di fiducia una birra di Natale e la berrò insieme a voi. Dovete sapere subito che le birre di Natale sono un po' particolari, cioè nel senso, sono birre un po' cariche, quindi hanno delle gradazioni un po' alte, tutte, non ne troverete mai una che ha una gradazione un po' bassa, quindi le gradazioni alte le trovate lo stesso, quindi andiamo dagli 8 fino ai 12 gradi. Oggi proviamo una birra belga, perché appunto le birre belghe sono le più buone, non è vero, cioè ci sono molto buone, quindi quando c'è da scegliere, diciamo che scegliamo meno. Io personalmente, se vado sulle birre belghe, vado sul sicuro. Poi vabbè, oggi proviamo appunto una birra bella che si chiama Sankt Feuillien. Feuillien, ve la faccio vedere. Sankt Feuillien. Bella anche l'etichetta rossa. È una, appunto, una birra a doppio malto. Non ha niente di particolare diciamo di ingredienti alla vitamina C. Va bene. Bene, dai. Andiamo subito ad aprirla. Andiamo subito a vedere un po' ed assaggiarla e vedere un po' com'è. Ecco. Un sacco carbonata, quindi fa un sacco di schiuma, almeno l'ho versata abbastanza bene, ma fa un sacco di schiuma. Quello che sento subito appena l'ho tirato fuori è l'odore di ciliegia, cioè ha dei buon sentori di frutta fresca. Vediamo che vada un attimo giù la schiuma. Si vede che io ho dato troppo ossigeno, si vede che quando l'ho versata gli ho dato troppo ossigeno, quindi è arrivata su. Comunque, se vogliamo subito vedere a occhio, cioè è un colore rosso scuro e ha una schiuma color cappuccino, quindi un po' scuretta. Dove vendo schiuma? Magari poi mi metto la schiuma sui baffi e faccio Babbo Natale. Oh oh oh! No, cazzo, però l'ho versata proprio male. Vabbè, andiamo poi a versare un po' meglio. Quello che è. Devo aspettare che vada giù la schiuma, perché se no non riesco a berla. Quanto tempo ci vorrà? Beh, si può dire subito che è una schiuma persistente. Quello non c'è dubbio, perché essendo comunque l'ho versata prima, è rimasta su e ancora su. Magari è la particolarità delle birre natalizie, non lo so, che avendo una schiuma, essendo carbonate molto e quando le versi hanno una schiuma abbastanza persistente e continua, perché alla fine è una schiuma abbastanza, ti risponde anche, cioè proprio se la offendi ti risponde anche. Se guardate che schiuma, come veloce, ma come si muove. Avendo appunto al momento, avendo assaggiato solo la schiuma, vi dico che comunque i 9 gradi che ha questa birra si sentono, cioè si sente che è bella carica, non è quella birrina di merda che da 3 gradi, 3-4 gradi che non la senti. Cioè non dico che le birre da 3-4 gradi siano una birra di merda, no, però è una birra abbastanza corposa, avendo appunto gradi, un po' di gradi, si sente.
Ok, dagli odori si può dire che si sente appunto il lievito, si sente abbastanza il lievito, e io appena l'ho aperto ho sentito odore di ciliegia, di frutti freschi, ma poi sentiamo poi il sapore. Adesso ho solo assaggiato la schiuma. Come potete ben vedere, il colore appunto è un rosso scuro. Un rosso scuro, molto scuro, ed è questa qua è perennemente, questa qua non è filtrata, non è pastorizzata, quindi bella sostanziosa, insomma. Andiamo subito andiamo ad assaggiarla e vediamo un po' com'è. Buona, è veramente buona. È veramente una birra che va giù bene, è beverina, però è appena, appunto, avendo 9 gradi, però è una birra che è buona, ha un gusto pulito. I frutti, come dicevo prima, i frutti si sentono solo all'odore, c'è proprio gli aromi appena aperti si sente subito, ma i sapori non si sentono tanto. Dobbiamo ancora assaggiarla. È una birra dolce, comunque è una birra che sì, si sente il luppolato appena alla fine, ma è talmente leggero, essendo anche 9 gradi, talmente leggera che comunque questa birra va giù bene. Probabilmente non è neanche troppo speziata, perché il vizio delle birre, le birre naturaliste sono anche essere molto speziate, quindi si sente bene il sapore dei vari spezie che ci sono dentro. Questa è una birra buona che va giù molto bene, e poi magari appunto essendo 9 gradi la senti dopo che l'hai bevuta, però questa è veramente una birra buona, e per ora come birra da Natale, perché ne ho un'altra, una birra di Natale, questa io mi do un 10. Cioè, è la prima birra che do un 10, ma questa è veramente buona, è una birra da 10. Ve la consiglio, ve la straconsiglio se dovete prenderla, anche se questo formato è da 33, ma appunto, questo, se state seduti di fianco al camino, questa ve la bevete, state tranquilli, state a caldo, e state da Dio. Dunque, l'unica pecca appunto essendo un 9 gradi, ma penso che se avrebbe avuto meno gradi non sarebbe stata così... forse buona e consistente, non so, penso. La puntata finisce qui, io spero che questa birra vi sia interessata, io spero che questa birra vi abbia interessato, diciamo, non è che la birra vi abbia interessato, vabbè, in ogni caso, spero che questa, appunto, questa birra ve la prendete anche voi, così la potete bere, perché è molto buona. Vedete, sulle birre belghe non si sbaglia mai. In ogni caso, visto che siamo appunto sotto Natale, vi faccio gli auguri, appunto farò anche, se ce la fo, farò anche un video dove farò appunto gli auguri a tutti, ma intanto vi faccio gli auguri adesso. Spero che questo spunto speciale di Natale vi sia piaciuto, e come sempre vi faccio alla salute con questa meravigliosa birra. E ci vediamo alla prossima puntata. Spero il prima possibile, perché ultimamente tra lavoro, mica lavoro, non riesco a fare video. Quindi vi ringrazio di nuovo e vi saluto, e a tutti buon Natale. Ciao a tutti. Oh, adesso faccio il Babbo Natale che si ruba la birra e se la va a bere.